Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati alle video interviste di attualità del Giornale del Cibo. Do subito il benvenuto all'ospite di oggi e grazie a Stefano Liberti per essere con noi. E Grazie Angela, grazie per avermi invitato. ben ritrovato, diciamo, sul Giornale del Cibo. Non è la prima volta che ci incontriamo, è la prima in video, ma insomma abbiamo già avuto modo di parlare di diversi tuoi lavori passati, sia appunto del libro I Signori del Cibo, sia del documentario Soyalism, due occasioni che ci hanno permesso di approfondire in maniera, diciamo, verticale dei tuoi lavori su due filiere alimentari specifiche, quindi abbiamo parlato del pomodoro e della soia, ecco. Oggi invece parliamo del tuo ultimo lavoro, un libro che dal titolo Terra bruciata, pubblicato da Rizzoli nel 2020, che affronta un tema che apparentemente può sembrare distante dal mondo dell'agroalimentare, che è quello del cambiamento climatico, ma in realtà i punti di contatto sono parecchi. Quindi quello che appunto vorrei chiederti è come nasce questo libro e come si lega poi alle tue esperienze di inchiesta precedenti. Questo libro nasce proprio sul campo, cioè girando per l'Italia mi sono reso conto che effettivamente c'era un tema che era poco raccontato, che è quello degli effetti del cambiamento climatico sul nostro paese. E l'ho verificato soprattutto parlando con i produttori agricoli, cioè gli agricoltori, ma anche gli apicoltori, i pescatori, cioè coloro i quali vivono sul territorio, che mi raccontavano come in effetti il territorio stesse molto cambiando come conseguenza del surriscaldamento globale. Quindi per la prima volta, diciamo, nel mio percorso giornalistico mi sono trovato a fare un libro sull'Italia, cioè sul mio paese, che ho girato in lungo e largo, nel senso che poi sono andato a vedere dai ghiacciai sull'arco alpino fino alla Sicilia che si desertifica, passando per gli Appennini, per la Pianura Padana, per Venezia, che ovviamente è molto a rischio nei prossimi decenni. E devo dire che ho visto e ho sentito delle persone che mi hanno fornito un quadro piuttosto allarmante, piuttosto inquietante, cioè di situazione estremamente grave. L'Italia viene definita dagli studiosi, ed è questa poi una definizione che io riprendo nel libro, un hotspot climatico, cioè un luogo dove gli effetti del cambiamento climatico si misurano in modo più virulento, più vistoso che altrove. Ma questo è paradossalmente del tutto assente dal dibattito pubblico, del tutto assente dalla rappresentazione mediatica, del tutto assente dalle priorità anche dell'azione politica. E questo è abbastanza sorprendente proprio perché l'Italia è forse il paese europeo più colpito dai cambiamenti climatici. E adesso si sta elaborando il piano di ripresa e resilienza, il recovery plan europeo. Ci sono alcune linee guida, ma ancora se si vedono le bozze passate, adesso il governo è cambiato, per cui vediamo cosa succederà. Il tema era sorprendentemente ancora assente: il tema dell'adattamento, perché questa è una questione che secondo me è centrale. Cioè, spesso noi parliamo di cambiamenti climatici come una cosa, diciamo, lontana nel tempo e rispetto al quale noi dobbiamo operare una serie di decisioni per permettere alle generazioni future, che forse ancora dovranno nascere, di avere una vita decente su questa terra. E quindi si parla spesso, e giustamente, di mitigazione, cioè dobbiamo ridurre le emissioni, sia come nel processo industriale che nei trasporti, nel processo anche di produzione agroalimentare. Questa è sicuramente una cosa molto importante che va fatta a livello globale, ma molto meno si parla di qualcosa che è molto più urgente, e che soprattutto è più urgente in certi luoghi, come per esempio in Italia, e che è l'adattamento, cioè come adattare le nostre città, le nostre campagne, i nostri territori, le nostre coste a qualcosa che sta già avvenendo, che avverrà in modo più sempre più vistoso. Ecco, l'adattamento dovrebbe essere diciamo, il fulcro dell'azione pubblica e anche della discussione pubblica, e invece non lo è. E sul campo, effettivamente, quando si parla di adattamento, si traduce appunto in storie di realtà e di imprese, contadine, di persone che lavorano la terra, che questo cambiamento climatico, che può sembrare così lontano sui media o nel discorso politico, è già realtà. Cioè, come si traduce poi? Come sta cambiando la terra? Come dicevo prima, non c'è un singolo agricoltore che non ti dica che c'è un cambiamento epocale che sta avvenendo, perché se vedi il numero di eventi meteorologici estremi che stanno avvenendo nel nostro paese, quindi piogge torrenziali, gelate improvvise, ondate di calore prolungate, siccità, grandinate eccezionali, questi avvengono con una cadenza più volte al giorno in diverse aree del paese, quindi ogni
persona che vive sul territorio, appunto ogni produttore agricolo sa benissimo che questo è un dato nuovo con il quale deve fare i conti. Ugualmente un dato nuovo e molto inquietante è il moltiplicarsi delle specie aliene, cioè di parassiti che appartengono ad altri ecosistemi e che, diciamo, più tropicali, che si stanno diffondendo anche nel nostro paese e che stanno attaccando gran parte una parte delle produzioni agricole. Basti pensare alla cimice asiatica, che magari non è tanto nota al grande pubblico, ma se parli con qualunque agricoltore da Firenze in su, ecco, sa che è uno dei più grandi flagelli che sta colpendo l'agricoltura italiana diciamo dal 2012-2013 e con un grosso danno che si è provocato negli ultimi 2 o 3 anni. Che stanno facendo? Gli agricoltori sono ben consapevoli di quello che sta avvenendo e stanno mettendo anche in campo delle soluzioni per un'agricoltura che sia da una parte più sostenibile e dall'altra sia meno, diciamo, vittima dei cambiamenti climatici. Lo stanno facendo delle singole realtà, dei consorsi, delle cooperative, ma sono sempre delle realtà molto locali che lanciano l'allarme e che mettono in campo dei processi di adattamento. Il problema è che manca, diciamo, un piano operativo a livello nazionale e quindi queste realtà rimangono spesso sprovviste, diciamo, della capacità effettivamente di incidere. Secondo me l'agricoltura è molto interessante perché è l'unico settore che è al contempo vittima e carnefice dei cambiamenti climatici, cioè un'agricoltura fatta in un certo modo. Un'agricoltura super intensiva, iperindustrializzata, ovviamente produce molte più emissioni e quindi produce cambiamento climatico. Al contempo, l'agricoltura, per tutte le ragioni che dicevamo prima, subisce gli impatti del cambiamento climatico e quindi ne è vittima. I dati che si trovano, ma i dati non nel futuro, no? Perché spesso di nuovo si parla di modelli nel 2050, nel 2100, i dati di oggi sono veramente molto preoccupanti. Basta, io ti faccio tipo 3 esempi molto spot, no? Il pomodoro. Quest'anno il pomodoro nella Capitanata, cioè in provincia di Foggia, ha subito un calo di produzione del 30%, cioè si è prodotto un terzo di pomodoro in meno. E perché? Perché le prolungate siccità dei vari anni, diciamo da 3-4 anni a questa parte, hanno fatto abbassare il livello degli invasi, dei bacini artificiali e quindi i consorzi di bonifica della Puglia e del Molise hanno dato meno acqua agli agricoltori, i quali hanno prodotto meno pomodoro. Ma questo è un dato non congiunturale, è un dato strutturale, cioè si sa che ci sarà sempre meno acqua e si sa che un certo tipo di produzioni non potranno avvenire. Le pere, altro esempio spot, le pere in Emilia-Romagna siamo, no? Siamo in provincia di Ferrara, grande area produttrice di pere, noi abbiamo avuto un calo incredibile di produzione di pere, determinata da insetti alieni che attaccano i frutteti e che di fatto li rendono improduttivi. Abbiamo migliaia di ettari che si sono persi nella produzione di pere. Il vino, questo è un esempio che anche racconto nel libro. Il vino, appunto, noi siamo grandi produttori di vino, siamo sempre a esaltare la grande produzione di vino. Quando vai a vedere, effettivamente, sta cambiando molto il mercato del vino, soprattutto l'uva sta cambiando. Io sono andato a incontrare in Abruzzo, a Lepore Pretino, un paese in provincia di Pescara, un grande vignaiolo, si chiama Francesco Paolo Valentini, e che produce un vino di eccellenza che è super artigianale. Cioè lui dice: io nulla faccio in cantina, uso solo lieviti naturali, non sofistico per nulla il processo di fermentazione dell'uva, e quindi facendo così mi sto accorgendo che qualcosa non va. Perché l'uva mi matura sempre prima e quindi al grado di maturazione fenologico non corrisponde a un grado di maturazione zuccherino e quindi alla fine io certi vi i vini che facevo fino a 10-15 anni fa non li riesco più a fare con quel livello di eccellenza. E Francesco Paolo Valentini, lui è l'unico che, o uno dei pochi che dice apertamente questa cosa e dice anche qualcosa che è, diciamo, terribile, cioè lui dice: vabbè, il vino non si produrrà più. Vuol dire che nel prossimo futuro faremo il prosecco ad Oslo e noi faremo altre cose. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. E per chiudere, sempre sulla produzione agricola, il quadro della situazione è un elemento che, se vuoi, è come dire, buffo, ma che però è pure lì lo specchio del futuro che ci aspetta, è il racconto che ho fatto dei produttori di manghi e di avocado in Sicilia.
Questo è un altro effetto, se vuoi, positivo degli cambiamenti climatici, cioè ci sono alcuni produttori, fra cui il più importante, quello che si è inventato questo mercato, che si chiama Pietro Cuccio, che è un signore settantenne che ha un'azienda in provincia di Messina, che producono mango e avocado e dicono: noi adesso ci sono le condizioni climatiche ottimali per fare questo tipo di produzioni, che sarebbero delle produzioni tropicali. Allora, questo da una parte ci racconta che l'Italia si sta tropicalizzando e quindi da una parte, come dire, ci partecipa di una preoccupazione, dall'altra però secondo me è un esempio paradigmatico e abbastanza interessante di quello che io chiamo un adattamento creativo, cioè il cambiamento climatico sta avvenendo. Noi possiamo chiaramente cercare di contrastarlo, cercare di, soprattutto in agricoltura, operare delle migliorie nei metodi di produzione, quindi utilizzare meno acqua, avere un uso più sostenibile degli ecosistemi, in modo da degradarli di meno e renderli anche più produttivi, cioè produrre meglio, produrre meno, ma produrre meglio. Ma al contempo comunque questa cosa sta avvenendo e quindi dovremo essere costretti a cambiare il modello e forse a produrre cose che prima non si producevano e a non produrne altre che non sarà più possibile produrre. Chiaro, è un po' il concetto di adattamento che introducevi prima, anche perché appunto molto spesso si è abituati a pensare al cambiamento climatico come qualcosa che si percepisce o che ha come effetto solo la siccità oppure la frequenza degli eventi straordinari, ma quello che ci stai raccontando è che in realtà arriva ad insinuarsi e ad arrivare fino a poi anche alle vite del consumatore in maniera indiretta e che richiede poi un approccio globale, perché probabilmente bisogna tenere in considerazione tutti gli aspetti dell'evoluzione dell'impatto, dall'acqua alla siccità, anche alla necessità di reinventarsi, cioè la capacità di osservare il clima che ci troviamo in una determinata area d'Italia, cosa permette di svolgere a livello agricolo. E qual è poi, se posso chiederti, appunto, nel libro racconti queste storie e appunto sia i dati e le informazioni più fosche, sia appunto le storie come quest'ultima più positive. Qual è il messaggio che hai voluto dare o vorresti portare avanti con questa pubblicazione? Guarda, il libro è un lungo viaggio attraverso l'Italia, appunto un libro di storie, di incontri, di persone che mi hanno, diciamo, aperto i loro mondi, che hanno trascorso del tempo con me e che mi hanno raccontato anche i loro territori, che sono i territori, tra l'altro, ho girato veramente tutta Italia ed è un paese di una varietà e di una bellezza straordinaria, ma sono persone anche che mi hanno portato, diciamo, hanno pronunciato, diciamo, un grido corale di preoccupazione. E devo dire che diciamo, quello che mi è successo è abbastanza strano nel nostro lavoro, no? Di solito, cioè, quello che ho visto sul terreno per una volta era più netto, più drammatico di quello che io mi aspettavo di vedere. Di solito avviene il contrario, no? Uno parte con delle grosse aspettative e poi vede che la realtà è un po' più sfumata, ecco. Invece in questo caso è successo il contrario. Allora, qual è il messaggio che io voglio portare con questo, raccontando queste storie in questo libro? Il messaggio è che è necessario agire il prima possibile ed è necessario mettere in campo una strategia di adattamento, come dicevo prima, che, come dire, renda i nostri territori meno vulnerabili o, come si dice, più resilienti, cioè più capaci di assorbire degli shock che comunque avverranno. Però una cosa è che avvengono senza preparazione e quindi producono danni economici, danni sociali, danni anche morti. Purtroppo noi abbiamo avuto nell'ultimo anno anche alcuni morti, decine di morti determinati da eventi estremi che sono avvenuti un po' in giro per tutta la penisola. Quindi è necessario riportare questa questione, che è la questione dei nostri tempi, al centro del dibattito pubblico e anche al centro dell'azione politica. Ora, ovviamente, noi siamo in un'epoca storica strana, stiamo vivendo questa pandemia globale e quindi siamo chiusi nelle nostre case e abbiamo purtroppo un numero di morti molto elevato anche in Italia, però al contempo si aprirà un'epoca di straordinarie opportunità, perché il piano, il Next Generation EU, cioè i soldi che sono di fatto stanziati, in parte come a fondo perduto, in parte come prestito a tassi molto agevolati dall'Unione Europea, per operare una transizione, una ricostruzione, una strategia di resilienza, sono un'occasione che non avremo mai più. È un'occasione unica, perché tutti questi soldi non si vedevano forse dal secondo dopoguerra, quindi da
da 80 anni, e quindi è importante utilizzare bene questi fondi per operare un vero cambio di passo, cioè per mettere in piedi un nuovo modello di sviluppo, per mettere in piedi le strategie di resilienza, per favorire, diciamo, delle transizioni che sono assolutamente necessarie, appunto quella transizione ecologica di cui adesso si parla tanto perché è stato fatto anche un ministero, però farla davvero, e quindi farla davvero con un ripensamento a 360 gradi del modello di sviluppo. Certo, mi sembra chiaro e probabilmente partire anche da una maggiore consapevolezza da parte del cittadino lettore in questo caso, ma anche del cittadino consumatore, declinata un po' nelle attività, in ciò che fa, è importante. Ti ringrazio moltissimo, quindi grazie a Stefano Liberti. E Grazie a voi, grazie a te Angela. con le video interviste del Giornale del Cibo torneremo molto presto. Grazie. Thank you.